Dura stretta sulla Cannabis Light. Con un emendamento al DDL sicurezza, il governo italiano ne blocca vendita e lavorazione, facendola tornare di fatto illegale. La normativa proibisce commercio, lavorazione ed esportazione di tutti i prodotti contenenti sostanze derivate dalla pianta di canapa. Dal 2016 invece la coltivazione per scopi industriali era consentita purché il contenuto di THC non superasse lo 0,2%. Dipende dall'ideologia del governo. Perché se studi medici hanno stabilito che la cannabis fa bene per certe patologie, non vedo perché quella light dovrebbe essere vietata. Quindi sei d'accordo con questa manovra del governo? Sì, sì. Se fanno un bel viaggetto, se ne hanno a Amsterdam, provano quello che devono provare. Io sono assolutamente favorevole alla liberalizzazione A, per non alimentare il mercato e i traffici illegali, B, perché c'è il libero arbitrio. Perdiamo posti di lavoro, introiti per lo Stato, per una questione ideologica. In altri paesi europei, anche negli Stati Uniti, ha portato grandi introiti, tant'è vero che la metro di New York è stata completamente ristrutturata utilizzando proprio le tasse provenienti dal commercio della cannabis. Sicuramente è un impatto negativo sul tessuto commerciale urbano, perché è una sorta di accordo con lo Stato che viene a mancare. Cioè, io faccio un investimento in un business, dopo sei mesi cambiano le regole. In Italia circa 800 aziende coltivano cannabis light e 1500 si occupano della sua trasformazione, generando un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro e coinvolgendo 11.000 posti di lavoro, posti di lavoro che ad oggi sono automaticamente a rischio. Noi siamo 3 anni che abbiamo aperto e eravamo consapevoli comunque sia che lavorare con la cannabis in Italia era comunque un rischio, diciamo. Però visto che comunque tutto il mondo sta andando in tutt'altra direzione, legalizzando il THC, riconoscendo l'effettiva scarsa pericolosità della sostanza, noi siamo rimasti molto male scoprendo che adesso il CBD a rischio è meno dannosa dell'alcol e del tabacco, che invece sono di liberissima vendita. Basta avere 18 anni, posso andare al supermercato, uscire con un carrello di superalcolici e non c'è nulla di sbagliato in questo.